Verani, lei ha detto che lo dicono i numeri, che Lecce ha recuperato tanto rispetto al Pescara. Io le chiedo qual è il segreto tecnico di questo Lecce che oggi, a detta di tutti, insieme con il Brescia, gioca il calcio più bello di questo campionato. Abbiamo intrapreso una scelta a luglio con giocatori e con una mentalità che è quella di produrre gioco, provare a giocare a calcio, che produce tanto sacrificio e tanto energie. Perché quando sei tu a costruire sempre è normale che fai più fatica. La squadra è stata costruita con determinate caratteristiche, tutti i giocatori che credono in quello che fanno hanno un grande entusiasmo tra di loro, stanno bene dentro e fuori al campo, credo che sia un mix eccezionale e quindi è normale che poi con i risultati quello che tu proponi, quello che tu fai ha un valore altissimo e i ragazzi credono ancora di più in questo. Lì ne parlavamo anche con il suo presidente qualche istante fa, c'era il rischio alla vigilia di questa partita dopo il 7-0 con l'Ascoli di scendere in campo con grande entusiasmo, invece avete affrontato questa partita per quello che abbiamo visto dalla tribuna con umiltà, avete iniziato ad attaccare sin dalle prime battute e avete colpito nel momento migliore. Credo che una delle cose in cui mi rendono più orgoglioso questo gruppo è stato proprio questa settimana dopo una vittoria del 7-0. Hanno vissuto dal martedì tutti i giorni come se fosse stata una partita già dimenticata, quindi non ho dovuto nemmeno impegnarmi troppo a ricordare la differenza da quella partita e le prossime. Hanno una grandissima maturità, è un gruppo che è veramente maturo, sa quello che si sta giocando, ci vuole provare con entusiasmo, con serenità e come hai detto tu non gli mancherà mai l'umiltà per ogni partita. Ultima cosa, io chiedo Liverani, approfittando di quella che è la sua sincerità e la sua competenza, chiaramente mi dice non guardo in casa degli altri, però ci provo. Rispetto alla gara di andata, dove nella prima mezz'ora, ricordo, il Pescara soprattutto sulla catena di destra vi mise molto in difficoltà, poi ci fu l'episodio della doppia espulsione. Rispetto a quel Pescara, oggi ha visto un Pescara con problemi più tattici o secondo lei ha meno gamba, meno benzina, meno intensità? So che non è bello guardare in casa degli altri, però. È una partita diversa, come dici tu, loro i primi 20-25 minuti ci hanno surclassato lì a Pescara, noi abbiamo fatto fatica con le distanze con Marras e con Mancuso tra le linee, però è vero che anche lì poi, anche nelle difficoltà, poi siamo ripartiti, abbiamo trovato le distanze, avevamo fatto secondo me un'ottima partita, gli episodi poi hanno fatto sì che abbiamo perso. Credo che hanno cambiato questo modulo, non so per quale motivo, loro hanno giocato il girone d'andata con un 4-3-3, oggi cambiano il girone di ritorno un pochino di più, non so se sia solo di gamba o magari qualche giocatore non è più al massimo e poi come tutte le cose il girone di ritorno le squadre hanno una conoscenza un po' più grande dell'individuo giocatore di qualità, quindi bisogna trovare delle alternative credo durante l'anno.